Benvenuti a una nuova puntata di Ten Generation. Ringrazio naturalmente sempre la parrocchia della Santissima Trinità di Andria che ci ospita. Ringrazio e saluto i nostri ragazzi. Come state? Bene. Bene. Avete fatto un applauso proprio di quelli stringati, proprio avevate fretta. Vai Raffaele, sì! Più entusiasmo. Allora ringrazio naturalmente i nostri ospiti che ci sono venuti a trovare in questa nuova puntata, Don Francesco Preite, direttore dell'Opera Salesiana Redentore di Bari, e il dottor Antonello Taranto, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Bari. Grazie per essere qui con noi. Allora, senza voler fare la morale a nessuno, senza volerci mettere in cattedra, noi però, come dire, oggi qualche domanda ce la vogliamo porre e queste domande ce le poniamo partendo da alcuni dati. I dati sono stati elaborati da fonti come l'Osservatorio Europeo sulle Droghe, DOXA, Istat e Unipol nell'ambito di una ricerca sulla salute del bambino e dell'adolescente a cura dell'Istituto Bambino Gesù di Roma. Allora, che cosa emerge da questa ricerca? Emerge che in Italia il 20% dei giovani tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici, il 16% fuma, il 19% ha consumato cannabis nell'arco di un anno, il 49% invece dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni hanno giocato d'azzardo almeno una volta all'anno e tra l'altro in questo caso la soglia, come dire, si abbassa, per cui ci sono anche dei ragazzi che giocano d'azzardo all'età di 10 anni. E, inoltre è molto diffuso tra i giovanissimi, come dire, il consumo di più bevande alcoliche nel corso di un'unica occasione e come dire, ci sono quindi una serie di dipendenze che a questo punto possiamo dire patologiche, che riguardano appunto una fascia molto larga di giovanissimi. Innanzitutto quindi voglio capire, voi siete giovani, sì? Sì. Voglio capire da voi se effettivamente questi dati rispecchiano un attimino la realtà, cioè è effettivamente così? Vi capita di vedere ragazzi molto giovani che fumano, per esempio? Sì. Silvia, sì, si vedono, non dico tutte le sere, ma sicuramente dal venerdì alla domenica questo succede. Ah, soprattutto nel weekend, quindi. Sì, perché qui da noi si dice c'è il beverdì, quindi bevo ed è venerdì, quindi beverdì. Ok, quindi il venerdì si beve. Il diciamo. Sabato è sabato e si e fa festa. E quindi si beve per forza. La domenica... la domenica... C'è la rimanente del sabato. Esatto, perché cosa fai? Non e bevi quindi, neanche... anche perché non c'è due senza tre, Raffaele. E quindi anche si beve tutto sì. il weekend. Vabbè, io parlo del consumo di bevande alcoliche, sì. mentre il fumo ogni giorno, diciamo, penso. Ah, quello, ok. Io sono... Di sigarette? No, i ragazzi, diciamo, quelli che si vedono in giro, mio padre diceva anche, dice spesso che... passando da una scuola qui vicino, i ragazzi adesso non fumano più le semplici sigarette, ma consumano come se come niente fosse altro. Ok, quindi insomma sì. hanno alzato, come dire, l'asticella. Quindi a me, diciamo, è andata bene che l'altro giorno in treno ho fatto un viaggio con quattro ragazzini che potevano avere massimo 15 anni l'uno, arrotolavano le loro belle sigarette, hanno passato tutto il tempo ad arrotolarsi le loro sigarette e non vedevano l'ora di scendere per poterle fumare, quindi diciamo mi è andata bene che stavano, come dire, preparando solo sigarette, ecco. E poi Silvia? Penso che i dati... Quindi rispecchiano la realtà? Sì, rispecchino molto la realtà, infatti noi abbiamo alcuni posti, soprattutto piazze, in cui i ragazzi proprio si incontrano per... consumare alcolici. E... Quindi dei posti della città dove ci si riunisce perché... sanno che è possibile fare questa cosa, nonostante diciamo sia... diciamo quando ero più piccola io bisognava presentare il documento di identità. Perché, esatto, cioè non potrebbero in teoria acquistare, sì, no. Però lo sappiamo bene che alla fine si riesce ad aggirare l'ostacolo facilmente, ecco. E spesso infatti, come dicevi tu, bevono più cose. Quindi il miscuglio rende ancora più, fa stare ancora più male le persone. E certo, infatti, perché crea proprio un... E poi sicuramente usano, bevono, fanno consumo di
bevande, diciamo, scadenti, tra virgolette, perché con i pochi soldi che hanno si comprano qualcosa che ovviamente che si possono permettere con quello che hanno. Ok, poi chi altro? Graziana. No, sono d'accordo su quello che dice Silvia, ma non sono d'accordo sui dati, perché anzi mi aspettavo che fosse molto di più del 16%, perché io ne vedo quotidianamente, cioè nella mia scuola che frequento sono... 20% tra i 15 e i 34 anni. Tra i 15 e i 34 anni. Cioè per me è bassissimo, mi aspettavo molto molto di più, perché perché molto, quindi più frequente, cioè almeno nella mia città, di quello che ho visto nella mia città, tutti sarà su 10, tipo 8 su 10 praticamente bevono e fumano regolarmente con una certa frequenza, anche loro nel weekend. Forse sono pochi quelli che non sprecano un pacchetto di sigarette ogni 2 giorni, sono pochissimi secondo me. Fumano solo sigarette? No. Vabbè, tanto senza fare i nomi lo possiamo dire, diciamo, non fumano solo sigarette. Vabbè, anch'io d'accordissimo con entrambe, soprattutto con Graziana quando parla di numeri, nel senso, alla fine se consideriamo la fascia stretta adolescenziale, quindi 15-20, secondo me il dato sbalza da 20 ad 80-85%, perché effettivamente facendo un giro nelle scuole, specie nei momenti, diciamo, di pausa, ricreazione, no? Cioè è il 100% dei ragazzi che negli spazi aperti tende a far uso di sigarette e così via. Diciamo che nelle scuole ci si limita alle sigarette, per fortuna, però fuori poi si passa all'utilizzo di sostanze stupefacenti vere e proprie, per arrivare poi all'alcol, sia in locali pubblici ma anche negli spazi aperti. Alla fine ci si compra la bottiglia, si va in piazza, come diceva Silvia, si beve la bottiglia e poi, cosa ancora peggiore, la bottiglia non la si butta nel cestino della spazzatura, ma la si lascia in mezzo alla strada. Vabbè, sì, quello diciamo fa parte proprio della grande disciplina, diciamo, sulla torta. Perché secondo te, Raffaele? Ma non lo so, c'è chi dice che lo fa per divertirsi, chi dice che lo fa perché ha troppi problemi, come se i problemi ce li avessero solo loro. Oh mamma, 15 anni, cioè, non c'ha fine, troppi problemi. Vabbè che ogni età c'ha i propri problemi, però quello insomma, sì, ci siamo. Se uno però li affronta così, esattamente, man mano che cresce, no? I problemi poi diventano sempre più grandi. Quindi poi diventa più maggiore anche l'utilizzo di queste sostanze. Personalmente poi non amo condannare un uso limitato di quella che può essere la sigaretta, perché alla fine che uno si fuma una sigaretta dopo pranzo non c'è niente di male, secondo me. Io personalmente non so cosa siano le sigarette, però non lo condanno l'uso. Io condanno l'eccesso, cioè alla fine tu che ti fumi un pacchetto da 20 di sigarette al giorno, salute, denaro, sì, dai fastidio, soprattutto anche dai fastidio a chi ti circonda, perché io che sono magari tuo figlio, tuo marito, tua moglie, sentire costantemente questo fumo di sigarette, ti devo abbracciare, o che dobbiamo parlare, dà fastidio un botto. Ci faccio le migliori liti a casa con i miei nonni, con i miei zii. Personalmente i miei genitori non fumano, per fortuna, però con i miei nonni e i miei zii capita spesso di litigare, proprio perché è brutto, insomma, anche a tavola, tra un pasto e l'altro ci si alza per fumare la sigaretta e dopo tu senti questo maleodore alla fine. Senti, ma secondo te i genitori di questi ragazzi lo sanno? Chi sì, chi no, chi difende, chi copre, chi protegge. Chi copre? Dipende, alle volte capita che nessuno lo sappia. Capita che lo sappia uno dei due, ma protegge. Ma possibile che un genitore non sa cosa fa il proprio figlio? C'è qualcuno che è uno dei... cioè, situazioni in cui uno dei due genitori è a conoscenza, copre perché magari si ha paura che l'altro genitore possa avere una reazione un po'... Esagerata, esattamente. E poi si finisce che col tempo anche l'altro viene a conoscenza, ma ormai il danno, il latte è già versato e quindi non c'è più nulla da fare, diventa irreparabile quasi. Graziana annuiva, quindi secondo te i genitori lo sanno? Sì, lo sanno, più che altro forse non sanno che oltre alla sigaretta c'è altro, però della sigaretta però lo sanno. Però della sigaretta sono contenti. Quindi ma è quello che condanno io, cioè da genitore dovresti volere il bene di tuo figlio e non la cattiva salute di tuo figlio. Poi specialmente ora che lui è in fase di crescita, lui fai fumare una sigaretta, questo rallenta la crescita e non so, a 30 anni avrà già i polmoni nerissimi, quindi non so con che genitore si considera tale. Antonio? Sono pienamente d'accordo. Cioè, quindi anche tu hai questa percezione di tanti ragazzi, anche più di quello che viene, che emerge dall'indagine. Soprattutto sul fumo, per quanto riguarda sigarette, non trovi una persona anche in settimana che mentre passeggi trovi ragazzi che fumano. Che se la sigaretta va bene.
Senti, tu non fumi, giusto? No. E non ti senti un po' un pesce fuor d'acqua? Pure tu, diciamo, non, per essere accettato dal gruppo? No, assolutamente, anzi a me dà fastidio. Cioè il fumo, anche mio padre fuma. Ora la sera quando sto in macchina e lui ha appena finito di fumare, io apro tutto, perché mi dà fastidio. Poi inizia a fare, no, fa freddo, chiudi. Però non fumavi, io non aprivo tutto. A me dà fastidio proprio la puzza. Quindi diciamo tu non hai problemi di accettazione. Dici, ok, no. Nel mio gruppo fumano tutti quanti, io non fumo e non mi accetta. Sono problemi nessuno. Tuoi. Sono problemi. Tu ti vuoi uccidere? Ucciditi. Dice, fai quello che ti pare. Sì. Ma quindi la spinta secondo te a fare quelle cose, a bere tanto, a fumare sin dalla tenera età, quale può essere? Vabbè, credo che il primo motivo sia quello per integrarsi nel gruppo. Poi, quindi l'accettazione. Come scusa, viene che ha problemi la persona, ma non penso che fumare la sigaretta o bere la bottiglia di birra ti risolva il problema. Eh no, mi sa che li peggiora forse. Credo che in quel momento ti fa dimenticare quella cosa, ma dopo 10 minuti ti li si presenta. Certo. Riccardo? Allora, io di questi casi vedo molti nella mia città e penso in tutta Italia. Ma in classe tua, per esempio, senza fare nomi, ma in classe tua quanti siete in classe? 29, bene, quelle belle classi numerose. Su 29 quanti fumano? Penso una decina. Ah, beh, insomma, non sono pochi. Sì, rispetto ad altre. Ma una decina a quelli che vedi tu. Vabbè, quello che so io, poi non so. Beh, no, sarà una classe, diciamo, di ragazzi virtuosi, ecco. Proprio su questo mi volevo, diciamo, appoggiare. Infatti ho molti amici proprio di questa classe che, diciamo, istigano a dire certe volte... prova il fumo. Ah, aspetta Riccardo, un attimo, questa non ce la possiamo perdere. Allora, c'è chi fuma e chi non fuma. Quindi, quelli che fumano, i ragazzi che fumano, che hanno quale età più o meno? 15-16. 15-16, istigano, cioè invogliano gli altri a fumare? Sì, dicono, per esempio, tanto non ti fa niente, è un divertimento. Non so che divertimento trovino nel fare certe cose, però loro lo trovano. Però loro, diciamo, ok, quindi naturalmente se si trova una persona davanti un po' più debole... Vabbè, poi... Vai Raffaele. È proprio quello il punto alla fine, sapersi imporre con personalità quella che è l'istigazione altrui. Però siccome non tutti sono dotati, soprattutto nella tenera età di 14-15 anni, non si è dotati di una forte personalità a tal punto da imporsi... di fronte a quella che può essere la proposta, quindi... Anche perché quello è il gruppo dal quale esattamente uno deve essere accettato. Secondo me alle volte si parla sempre di gruppo, però nel gruppo ci deve essere pure uno che comincia. A prendere una strada diversa. Esattamente, quindi noi diciamo sempre integrarsi nel gruppo, ma nel gruppo c'è qualcuno che ha intrapreso per primo la strada, non credo che l'abbiano fatto tutti quanti insieme. Se l'hanno fatto tutti quanti insieme, una motivazione ci sarà pure. E secondo me poi diciamo si cade nell'analizzare il quadro psicologico di un ragazzo, cioè quelli che sono gli aspetti familiari, aspetti legati a quei piccoli problemi che lui ha, che possono sembrargli giganti, ma che agli occhi di un adulto alle volte vengono un po', come dire, resi futi, esattamente sminuiti. E forse proprio questo alle volte è l'errore di un adulto, sminuire quello che è il problema dell'adolescente. L'adolescente, non trovando poi spazio dove rifugiarsi, tende a non appunto prendere deviazioni. Da nessuno, esattamente. Sfoga quindi in quella, cerca in quella di assumere autonomia in quel modo. Voglio capire da Riccardo, quindi quando per esempio anche a te sarà stato chiesto, dai, fuma, la risposta qual è stata? Io ho detto no, perché sinceramente non ci trovo niente di bello e di divertente, come dicono proprio loro. Diciamo, ho dato anche loro un consiglio, ho detto puoi tentare di, diciamo, smettere, però loro niente. Aria fritta. Invece rispetto al gioco d'azzardo, perché ragazzi, cioè... È abbastanza grave questa cosa, Ci sono tanti ragazzi tra i 10 e i 17 anni che frequentano le agenzie di scommesse e tra i 14 e i 19 anni hanno giocato, il 49% ha giocato almeno una volta all'anno diciamo nel gioco d'azzardo. Quindi che ne pensiamo di questa cosa? A me la prima cosa che mi è venuta è: ma tutti questi soldi dove li prendono? Perché sono tutti minorenni, quindi in teoria un lavoro non ce l'hanno.
Vabbè, tipo la schedina, quella calcistica, quella non è che costa così tanto, quindi nella mia classe, che sono tutte quante ragazze, non viene svolta quotidianamente, ma molto spesso, che comunque si dice, no vabbè dai che sa vinco e riesco. Ma aspetta, di quale schedina parliamo? Quella calcistica. Quella, ah, proprio la schedina, quella sì. Del Totocalcio? Sì. Tipo il 13. Come c'era una volta il 13, dove dovevi 13 però giocare le 13 volta. Squadre, ora puoi scegliere tu il numero di squadre da giocare, massimo 20 squadre se non erro. Ok, però diciamo, quello abbiamo giocato un po' tutti, no? Io mi ricordo con il mio nonno facevamo insomma questa cosa, però non sono dipendente, non mi piace il gioco. Io invece parlo proprio di scommesse, di una serie di punti gioco, per esempio, che sono diffusi oramai sul nostro territorio, ce ne sono davvero tanti, eh? Non le conosco. Quindi no. No, non conoscete, diciamo, casi di questo genere? Io personalmente no. Vai Raffaele. No, come diceva Graziana, sono più casi di appunto ragazzi che giocano la tipica schedina oppure giochi alle volte di partite virtuali, ma sempre un euro, due euro. Alle volte si tende anche ad esagerare. Mi è capitato proprio in una cartolibreria un ragazzo, gioca la prima, io ero un po' in coda perché stavo facendo delle fotocopie, gioca la prima, gioca la seconda, gioca la terza, davanti a me gioco 10 euro. Cioè alla fine... In quanto tempo, Raffaele? Che so, 20 minuti, perché lì ogni, 20 poi minuti 5, ogni 5 minuti, ogni 5 minuti andava, come dire... C'è una partita, non ricordo bene ora il meccanico, però 20 minuti che io ero lì spese 10 euro. Alla fine è vero che tu puoi farlo una volta, ti, come dire, togli lo sfizio, chiamiamolo così, però insomma ti è andata male, ti è andata bene, cioè vai via, alla fine i 3 euro possono essere insignificativi, però come dire, diventano significativi quando tu eccedi, come nella sigaretta. Io non condanno la semplice sigaretta dopo, dopo come dire, aver mangiato la sera prima di andare via, però è l'eccesso di una certo, cosa che come anche male. L'alcol, alla fine personalmente ma anch'io una, capita una la birra me la, esatto. La birra me la bevo sul, sul panino, sulla pizza, stiamo a tavola alle volte ad una festa, bella focaccia anche esattamente, i panzerotti oppure se siete a una festa il bicchiere del vino non manca, però il tutto sta sempre nel non esagerare, nel non farlo diventare normalità. Nella misura, quindi. Esattamente. Non scambiarlo come l'acqua, cioè alla fine diventa che l'acqua la beviamo alle feste e il vino al posto dell'acqua tutti i giorni. Come se ne esce secondo te, Raffaele? Non ne ho idea perché appunto non, proprio non, non ho nulla a che fare con questo tipo di sì, sì, no, situazioni. Quello sì, lo sappiamo. Non ne ho proprio però idea, te, quindi... Da, la visione di un ragazzo della tua età che guarda i suoi coetanei... In questa maniera... Come se ne esce? Se ne esce che secondo me se si dovesse continuare di questo passo, tra 20 anni oh, i mamma. Pochi non dipendenti dovranno mantenere anche economicamente tutta questa gente che purtroppo risulta al momento dipendente da giochi d'azzardo, sigarette, droga e così via. Hai una visione perché alla fine, pessima, purtroppo, purtroppo si arriva a una situazione tale, secondo me, perché un ragazzo che già da 15 anni fa uso di cannabis, io credo che tu a 20 anni arrivi senza neuroni. E quindi dice alla fine non hai... Con il rischio che dalla cannabis siamo passati a qualcosa di più pesante. Ok, e dice lì... Nella speranza che non sia così. Nella speranza che non sia così, va bene. Io invece in merito a questa cosa penso che sia difficile uscire... Cioè, difficile uscirne in questo periodo, cioè loro vivono all'interno del gruppo, vivono in questo periodo diciamo adolescenziale, quindi le uniche persone con cui si confrontano sono i loro amici. Mm-hmm. Penso che forse manca il confronto con persone più adulte o persone più consapevoli di quello che fanno, perché a 15 anni lo faccio perché il mio amico lo fa, se non lo faccio... Posso sembrare sì, esatto, stupido. Esatto, un po' quell'accettazione del gruppo che parlavamo prima, sì. Però quella è un'età nella quale in qualche maniera si allontana la figura dell'adulto, perché non, è difficile che si trovi in un adulto un punto di riferimento. I genitori, innanzitutto, penso che siano i primi, no, che vengano in qualche maniera allontanati dal... Ma come abbiamo detto prima, gli stessi genitori avvantaggiano i figli a fumare, quindi in che persona devono trovare sostegno? Nessuno, perché se il genitore stesso ti dice no, vabbè, non ti preoccupare, una, e poi il figlio ovviamente ne se ne fumerà la seconda domani, quindi è proprio il genitore che l'istiga. E quindi non se ne esce da questa storia? Cioè, no, secondo me se ne esce soltanto se si parla di una persona intelligente e matura, perché una persona di 18 anni, ormai definitesi maggiorenne, capisce che se continua a fumare si farà del male, quindi non ti costa nulla smettere. E poi, in aggiunta a quello che dice Graziana, bisogna condannare tutti coloro che vendono a minorenni. Tu tabaccaio hai la licenza per vendere a chi è maggiorenne, non a chi è minorenne. Mm-hmm.
così anche come le bottiglie di le alcol. Le bottiglie di alcol, esattamente. Cioè, se vai in un supermercato e te ne esci con la bottiglia del Borghetti, può capitare che per la famiglia, però un minimo di, come dire, un qualcosa nel cervello della cassiera deve scattare, della serie. Se vede che questo si porta una bottiglia di vodka, una bottiglia di Jack Daniels, una bottiglia di quell'altro, beh, fratello mio, non credo che tu vai a casa con tutti questi alcolici, cioè fai l'afterino a casa. Solo che nel caso in cui venga, come dire, delegato un maggiorenne, lì... Diciamo che... Che si fa? Per ciò che io, diciamo, per quelle che sono le mie conoscenze in materia, molte volte sono i minorenni stessi che acquistano che nei supermercati e così via. Personalmente ho fatto una festa un po' di tempo fa in campagna, dove eravamo circa una ventina di persone, e siccome la festa aveva una durata abbastanza ampia, ovvero da sera, di, diciamo come se fosse la sera di oggi, sino alla sera del domani, su pizze e focaccia e così via, esattamente, una birra ci sta. Che è successo? Non era nemmeno una birra a testa, più o meno era una quindicina di birre, perché c'è qualcuno che proprio l'alcol non lo sopporta. Allora, io nel comprare 15 birre, è vero che con la birra magari non puoi ubriacarti così tanto, però la cassiera non si permise nemmeno di chiedermi il documento di identità. E tu eri fortemente minorenne. Io ero fortemente minorenne, cioè ho 16 anni, quindi credo che ero totalmente illegale ciò che ho fatto. Diciamo, però, non c'erano dubbi sul fatto che tu... Cioè, io credevo che lei mi avesse chiesto il documento, mi avesse chiesto il documento e... Niente. A tal punto che stava mia madre fuori, mi disse: mi ha dato tutte quelle birre. Io, se mi ha detto di sì, le ho pagate. Ah, ok. Anche la tua mamma incredula, quindi. Vai, Roziana, ma anche... Anche gli stessi gratta e vinci vengono venduti ai minorenni. A me è capitato, quando ero più piccola, di andarlo a prendere. Mio padre fece: vai a prendere gratta e vinci. Disse: però mi raccomando, di che sto fuori, che non sei sola. Ma in realtà quello, cioè, non se ne preoccupa di nulla. Avevo solo 10 anni, ma niente. Piccolissimo. 10, 11 anni, ma e non se ne accorse di... gratta e vinci. Sì, tranquillamente. Tranquillamente. Benissimo. Allora, vengo da voi. Oh mamma, quante cose che abbiamo sentito. Allora, parto dal dottor Taranto, volevo capire innanzitutto quindi cosa pensa di quello che hanno detto i nostri ragazzi e se in qualche maniera quello che hanno detto confermano un po' i dati del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL di Bari. Assolutamente sì. E prima di tutto vorrei complimentarmi per il livello di maturità espressa che... onestamente raramente negli ultimi tempi riconosco fra i più giovani e hanno ragione loro per quanto riguarda i dati. C'è un discorso di qualità della raccolta del dato e anche della capacità di leggere il dato, perché per esempio quando si dice che il 49% dei ragazzi ha avuto almeno una volta all'anno la possibilità di giocare d'azzardo, subito la mente è portata a pensare al gioco d'azzardo patologico. Sì. Perché se noi parlassimo soltanto di gioco d'azzardo, dovremmo dire che il 100% dei ragazzi, almeno a Natale una tombola se l'è fatta, e quello è il gioco d'azzardo per eccellenza. Perché il gioco d'azzardo è quando si giocano soldi contro la fortuna. Non ha importanza quanti soldi, quello è un azzardo. E il gioco d'azzardo è una delle forme di gioco fisiologico che ciascun bambino deve provare nell'età giusta per crescere. Diventa patologico il gioco d'azzardo quando se ne perde il controllo. Allora, la statistica che è fatta per motivi statistici indaga varie cose, ci dice che il 40% dei ragazzi ha giocato una volta all'anno. Bene, hanno giocato d'azzardo, questo sì è vero, un euro o 1.000 euro non è stato indagato, con il controllo o senza controllo non è stato indagato, quindi è un dato che non ci dice molto sulla patologia e loro questo lo hanno colto. Così come hanno colto anche che pure gli altri dati non corrispondono alle percezioni. Mi pare che Raffaele diceva: un conto è che chiediamo le cose ai ragazzi di 15-20 anni,
altro è che lo chiediamo ai ragazzi di 15-34 anni. Dai 20 ai 34 anni si è passati già in tutta un'altra fase della vita, quindi aggregare per motivi statistici una fascia così diversa e variegata, esatto, di ragazzi non ci aiuta a capire qual è il dato reale. Poi se noi andiamo a guardare soltanto la fascia dei ventenni circa, dei circa ventenni, cioè dai 16 ai 24 anni, le concentrazioni di dati patologici sono molto più alte, quindi le percezioni che voi avete avuto, quella che hai avuto tu, mi sfugge il tuo nome, Antonio? Riccardo, che 10 su 29 fumano, 10 su 29 è il 30%, è ben più del 16% che sta scritto qui. Quindi è una percezione che corrisponde, ed è ancora diciamo ottimistica, a quelle che rileviamo noi, che siamo sanitari, quindi noi vediamo quelli che hanno già la malattia, per cui le nostre statistiche sono completamente diverse. E se facciamo delle estrapolazioni, come quelle che hai fatto tu, siccome sono giovane pure io, amo darti del tu e se me lo dai sono felice pure io. Se noi facciamo delle estrapolazioni, io chiedo a 10 dei miei pazienti quante sono le persone che conosci che usano le sostanze come te, allora le mie statistiche schizzano al 70-80%, perché c'è il problema del gruppo. Non è il gruppo che causa l'abuso, ma è il gruppo che attira gli abusatori. E qui... Cioè? In che senso? Nel senso, credo che tutti quanti conosciamo la storia di Pinocchio e di Lucignolo. Certo. Non credo che tutti quanti i ragazzini sarebbero andati appresso a Lucignolo. Solo i Pinocchi ci possono andare, come diceva Raffaele. E vengono Raffaele. Quindi trascinati. Vengono affascinati. Affascinati. C'è l'untore che propone, che offre, che invita, e c'è il ragazzo con una forte personalità già definita che dice no, al limite faccio una prova, anzi, questa è fisiologica, fare la prova trasgressiva è una sorta di passaggio dalla infanzia all'età adulta, bisogna trasgredire, cioè il bambino che non disobbedisce è un bambino che crea preoccupazione, che crea a me genitore più preoccupazione del bambino che è sempre bravo. Però il bambino che trasgredisce e che poi dice ma chi me lo fa è il bambino che diventerà maturo e che quindi non mi crea alcuna preoccupazione. Allora qual è il problema? È che le fonti di trasgressione, le occasioni di trasgressione nella nostra società sono tantissime e voi lo avete dimostrato, anche tu. Se guardiamo un po' la storia non molto lontana, che però torna molto attuale oggi rispetto al razzismo, come iniziarono le leggi razziali in Italia, non nella Germania di Hitler? Con la tolleranza dei piccoli abusi. Si parte così, dice no, tu non ti puoi sedere accanto a me perché sei ebreo o perché sei negro, e si arriva all'olocausto. Si parte oggi con una certa tolleranza alla trasgressione di massa delle regole, perché i genitori sono informati che i loro figli fumano le canne? Sì. Sì. Ah, lo sanno, quindi sono consapevoli. Assolutamente, nella maggioranza dei casi. Sì, all'inizio ci vengono a dire, no, io mai avrei pensato. Ah, però quell'odore particolare, però quelle cartine nascoste nella tasca. Magari il fatto che mi tornavo ubriaco tutte le sere. Esatto, cose del genere. Come non dire, pensavo, qualche allarme che dovrebbe. Ne sapevo io. Per non parlare poi dei genitori ex sessantottini che sono convinti del fatto che i cannabinoidi non facciano male. Allora, questo atteggiamento di tolleranza su
certe trasgressioni sociali che porta poi la commessa del supermercato a dire perché mo mi ci devo pensare io a chiedere il documento, il mio padrone non me l'ha chiesto di chiedere il documento, e si è creata una condizione di anomia sociale, quindi non di patologia individuale, di anomia sociale. Allora, in questa società anomica, cioè con delle regole che ormai non esistono più, sono scritte da qualche parte ma nessuno più le rispetta, e ragazzi che non hanno quella forte personalità di cui parlava Raffaele, questo è il cocktail tragico che fa incontrare dei facilitatori, queste sono droghe entactogene, le chiamiamo noi, cioè le droghe che facilitano il contatto interpersonale. Io sono timido, non so come presentarmi, e allora prendo la sigaretta, mi do le arie come Humphrey Bogart di Casablanca e riesco con questa nuvoletta di fumo che nasconde le mie debolezze, riesco ad avvicinarmi ad un'altra persona. Non è ancora patologia, è un atteggiamento debole, però quella nuvoletta di fumo, cioè ciò che sta dentro a quella nuvoletta di fumo, va a causare danni biologici, che ha detto tu sempre Raffaele, ha studiato bene Raffaele, sì, che mi brucia i neuroni, uso un linguaggio semplificato, mi brucia i neuroni, e quando sarò adulto pagherò gravi conseguenze, non solo nei polmoni, non solo nel cuore, ma soprattutto nel cervello e poi nel cuore degli affetti, perché in questo modo non riuscirò a coltivare nessun tipo di buon sentimento. Quindi quando poi diventa patologia però in realtà? La patologia della dipendenza, sì, della tossicodipendenza, è in realtà l'effetto collaterale dell'uso delle sostanze. L'uso delle sostanze non è di per sé patologico, perché dicevo prima che c'è quella curiosità che certo, è fisiologica, che è anche diciamo normale, diventa così abitudinaria, così irresistibile, quando c'è una carenza di personalità. Ok, c'era quello. Quindi la domanda, se volete, però ci vuole un sacco di tempo, la domanda a cui mi piacerebbe rispondere è perché si crea il difetto di personalità. Perché si crea la sottostima? Bravo. Bassa Raffaele, autostima. Dillo, bravo, al microfono. Bassa autostima. La bassa autostima. La bassa autostima. Che è determinata? In se stessi, alla fine. E ma è determinata da cosa? Lo volete sapere adesso o vogliamo lasciare la parola a Francesco? Allora, sì. Allora. Francesco, perché sennò faccio allora, adesso allora rispondiamo a questa domanda. Don Francesco, lei è sempre a contatto con i ragazzi? In quanto oratorio salesiano, voglio dire, è proprio il cuore, no, del ritrovo dei ragazzi. Sì, anch'io rimango colpito. È la stessa cosa, insomma, lì anche. Sì, sì, rimango colpito da come è stato affrontato il tema. Noi col dottor Taranto abbiamo fatto anche un incontro nell'oratorio di Bari, perché serve parlarne. Cioè, oggi come oggi, molto spesso è difficile che uno si ponga anche il problema del perché iniziare a fumare, oppure addirittura di usare una canna, oppure il gioco d'azzardo, perché probabilmente ci siamo abituati. E quindi è un discorso, tornando all'ultima domanda, di educazione. Cioè, personalità forti e libere è una questione tipicamente educativa, e pertanto un educatore dovrebbe, a contatto con i ragazzi in questa situazione, che non è facile evidentemente, cercare di trarre il meglio, di trarre delle persone forti e libere, delle persone capaci di discernere, di verificare, di scegliere ciò che è positivo. E questo lo si fa non soltanto con la repressione e con la proibizione, che è certamente una tematica importante, abbiamo fatto l'esempio della commessa o di altre situazioni, ma anche con la creazione di modelli alternativi, di prevenzione educativa. E quindi gli oratori, le parrocchie, ma anche le associazioni di volontariato possono e devono aiutare a creare dei modelli sostenibili, alternativi di prevenzione. E quindi è una tematica che riguarda i minori, i giovani, ma soprattutto il mondo degli adulti.
Perché infatti, Don Francesco, io riflettevo, ma se il primo educatore per eccellenza, che è il genitore, lascia correre al figlio di fumare, di bere o di giocare d'azzardo, come si fa a pensare poi di poter effettivamente invertire la rotta e quindi puntare tutto sull'educazione e su una cultura completamente differente? Perché si pensa che il genitore, più del genitore, chi può voler bene, vuole il meglio del proprio figlio? Sì, io credo anche qui che c'è anche un problema di rottura di un patto educativo. Prima le agenzie educative fra scuola, parrocchia, genitore, famiglia erano abbastanza unite nel condannare alcune situazioni e nel cercare ovviamente di salvare il ragazzo. Oggi come oggi magari anche l'insegnante che si permette di dire qualcosa nei confronti del proprio studente viene molto spesso ad essere rintuzzato dai genitori e quindi si rompe questo patto educativo, questa alleanza educativa fra educatori, il mondo degli adulti, e il ragazzo in questo diventa libero, libero non avendo però regole precise e neanche modelli da poter perseguire in maniera positiva. E quindi ecco, la questione è proprio questa, cioè il fatto che da una parte c'è un mondo giovanile sempre in evoluzione e con dei bisogni che la società, il mondo degli adulti ha creato, e dall'altra parte non abbiamo risposte di educatori che in qualche modo si uniscono per formare un modello vivibile e anche educativo per poter in qualche modo aiutare i ragazzi. E molto spesso anche nel nostro oratorio, per esempio, cerchiamo di riservare, no? Delle zone non fumo. Ma perché? Perché non perché diciamo dobbiamo soltanto condannare l'atto del fumare, ma per vedere che è possibile un anche mondo vivere, vivere anche senza la sigaretta. Quindi molto spesso invitiamo i genitori a uscire dall'oratorio per fumarsi una sigaretta, perché il ragazzo che entra nell'oratorio e vede un adulto fumare, quando sarà grande, o se no, abbiamo letto anche i dati, uscendo fuori l'oratorio inizierà anche lui a fumare. Ecco, allora c'è bisogno di creare delle condizioni, dei modelli vivibili nei quali condannare ciò che non va. Poi è chiaro che a 18 anni uno può usare il fumo, bersi un bicchiere di vino, una birra, il problema è non abusarne. Ecco, quel discorso che qualcuno di voi ha anche, anche in qualche modo detto in questa trasmissione. Ecco, questa è un'altra tematica importante, cioè non il buon uso di ciò che è, magari anche un bicchiere di birra con gli amici, un stare insieme in maniera serena è una cosa da poter fare. Il problema invece è l'abuso, cioè che dopo il primo bicchiere poi diventano 10, arriva il 15, secondo, il terzo, il quarto, eccetera. Quindi ecco, è l'equilibrio sempre nelle cose, perché nessuno dice che bisogna condurre una vita di tristezza e di privazione. Però, come dire, però è anche sintomatico il fatto che c'è questo beverdì, no? Cioè, addirittura siamo arrivati alla situazione a dare un nome particolare al venerdì, di dover capovolgere appunto anche l'ordinario, no? Quindi alla fine diventa anche un modo di evasione, un modo di sfuggire alle proprie realtà. Dottor Taranto, eravamo rimasti alla bassa autostima. Quindi, Don Francesco Preite in qualche maniera ci ha richiamato al problema dell'educazione, quindi mi viene da dire che bisogna... La rottura del patto educativo. Esatto, la rottura del patto educativo, bisogna, mi sembra, rieducare di nuovo gli adulti, perché c'è qualcosa che forse non va, sia tra le agenzie educative e sia proprio tra gli adulti stessi. Ma quindi la bassa autostima deriva da questa rottura del patto educativo? Cioè nasce lì dentro. Nasce lì dentro, sì, perché... oggi siamo in una fase di grandissima evoluzione sociale, non ci stiamo rendendo conto del cambiamento che c'è perché abbiamo fretta. Abbiamo fretta di arrivare ai risultati, abbiamo fretta di vedere il futuro, no? Tante cose. E quindi anche le interpretazioni dei fenomeni sociali le stiamo guardando tutte in un'ottica molto, molto biologica, molto tecnologica, e ci stiamo fermando pochissimo a pensare ai sentimenti. Il bambino quando nasce è una tabula rasa sulla quale scriviamo il progetto di una vita. Se il bambino piccolo non ha un bravo scrittore che gli scrive dentro al cervello quali sono le regole per vivere da grande, quel bambino sarà poco sicuro. Perché
i numeri dell'epidemia di dipendenze patologiche sono cambiati così tanto negli ultimi 30 anni, 30-40 anni, perché l'umanità ha convissuto sempre con le droghe, sempre. Quindi è un fenomeno. Pure Don Francesco ce lo sa dire che l'incenso, che il vino della comunione, esistono da sempre. Però negli ultimi 30 anni il fenomeno è esploso in una maniera catastrofica. Allora dobbiamo fare delle osservazioni. Perché è esploso in questa maniera catastrofica? Qui, perché non ci sono stati dei buoni adulti in grado di disegnare su, o di scrivere su queste tabule rase? Non ci sono stati, ma qui voglio dire quella che è una mia interpretazione personale, non la trovo scritta ancora per il momento in nessun libro, né tantomeno io l'ho ancora scritto. Lo sto dicendo però da qualche tempo e sto riscontrando anche dei consensi, per cui non credo di stare per dire una follia. Io ho 60 anni passati, da poco, ma passati. E quando ero piccolo, quando avevo io la vostra età, degli amici miei, che erano una cinquantina forse, e uno soltanto aveva entrambi i genitori che lavoravano. Tutti gli altri, come me, avevano un genitore, maschio o femmina, non ha importanza, che lavorava, e l'altro genitore che invece si dedicava al figlio ad essere veramente il primo educatore. Ed era un educatore che ogni tanto usava pure le sculacciate o le botte col battipanni, faceva male. Però erano botte date sicuramente con amore. E quando il mio papà tornava a casa, se la mia mamma diceva «Mo che torna papà, devi vedere», ero terrorizzato. Mio papà è stato l'uomo più buono del mondo per me, ma io ero terrorizzato dal fatto che lui potesse arrabbiarsi. Non si è arrabbiato mai, perché mia madre mai niente gli ha detto. Era sufficiente. Perché riconosceva l'autorità in qualche maniera genitoriale. Esatto. Oggi cosa è cambiato? Oggi è cambiata la struttura di base della famiglia. Le famiglie non possono non essere bireddito. Quanti sono i vostri amici che hanno solo un genitore che lavora? Conoscete i tuoi? Sì, lavora solo mio padre. Solo tuo papà, anche nel caso di Graziana, anche nel caso di Silvia, anche nel caso di... Bene, abbiamo tutti i ragazzi... Abbiamo un campione statistico che mi smentisce, ma non è vero, perché loro sono qui. Cioè, ragazzi che già invece fumano e bevono, qui non ci vengono, non sono interessati. Infatti loro sono tutti che non fumano, non bevono, in maniera patologica. Ho provato un... come dire, di desiderio. Beh, una birra te la bevi. Ci sta, dai, però. Il vino anche. Senza mai eccedere. Ho notato il livello di maturità. Allora sappiate che ho provato un piccolo moto di gelosia, perché il link che mi hai mandato di un'altra puntata... Cioè aveva una schiera di ragazzi. Dico, e perché a noi così pochi? E beh, il tema che trattiamo noi non è così attrattivo per gli altri ragazzi. E nella mia utenza, nella mia clientela, vi garantisco che le famiglie bireddito sono quasi la totalità. Però insomma effettivamente è necessario oggi come oggi dare a tutti e due i genitori sì, la possibilità di lavorare. Non è una condanna che faccio alla necessità di avere la famiglia bireddito, però è necessario che, proprio perché la struttura sociale sta cambiando così, piuttosto che pensare a tante soluzioni politiche che in questi giorni ci stanno ronzando, anzi frastornando la testa, bisogna fermarsi a pensare cosa possiamo fare di buono per favorire il recupero del patto educativo istituzionale, per recuperare la capacità educativa delle famiglie. Oggi cosa facciamo? Prendiamo dei soldi e li spendiamo per la babysitter, per l'asilo, deleghiamo, per la palestra. Quindi, fondamentalmente. Deleghiamo. E invece questa delega, a mio avviso, non funziona. Don Francesco, dal suo punto di osservazione, le famiglie di oggi quindi come sono?
Hanno, quindi fragili, non, molto sono fragili. Condivido l'analisi del dottor Taranto. E effettivamente ci sta questa fragilità che è un po' diffusa e che molto spesso porta ad accontentare il ragazzo senza dire quei no secchi, che invece funzionavano, cioè perché il no è sempre una proposta a migliorarsi, no? Quindi è anche un no per crescere il figlio, non è un no buttato lì. E invece oggi, proprio perché molto spesso deleghiamo ad altri, siamo più accomodanti nei confronti dei genitori verso i figli e anche gli educatori, senza pensare che poi quel sì, detto senza delle motivazioni anche ragionevoli, può portare anche delle situazioni, diciamo, per cui tutto va bene, no? Che fa la sigaretta, la seconda, la terza, che fa un bicchiere, il secondo bicchiere, il terzo bicchiere. Invece molto spesso bisogna essere anche abbastanza anche categorici, ma quell'esigenza educativa è segno dell'amore, è segno di un amore che lì proibisce, ma che educa a una libertà consapevole, educa a un senso di corresponsabilità. E, ecco, questo molto spesso diciamo non viene realizzato. Ecco perché c'è bisogno di recuperare gli educatori, c'è bisogno di creare una comunità educativa e non si può delegare al singolo il bene di un ragazzo. C'è bisogno che a fianco al genitore, che deve essere il primo responsabile della crescita del proprio figlio, ci siano altri educatori, ci sia l'insegnante, ci sia il medico, ci sia il prete, ci sia diciamo anche il responsabile dell'associazione che frequenta il proprio figlio, no? Questo probabilmente, questo ricucire la società, ricucire la capacità educativa è qualcosa che riguarda tutti. E, a me mi ha sempre colpito in oratorio un ragazzo che veniva con la sigaretta, tranquillo, sereno. Allora il primo giorno viene, ricorda, qui non si può fumare. No, beh, ma che fa a casa? I miei fumano. Sì, ma qui bisogna anche dire che in questo luogo ci sono altri ragazzi, è bene che non si fuma. Cioè, prospettare a un ragazzo un mondo diverso, dove ci siano delle regole condivise, questo mi sembra una buona soluzione, perché il ragazzo inizia a condividere un sistema di valori, ma non solo un sistema di valori, ma inizia a condividere degli atteggiamenti, inizia a condividere uno stile di vita. Ecco, io credo che su questo ciascuno di noi deve fare la propria parte. Oggi probabilmente, se ci fossero stati anche quelli che invece fumano, avremmo avuto un dibattito, no? Come più dire, acceso. Più acceso. Però è anche bello far emergere, no? I coloro che non fumano, cioè coloro che in qualche modo cercano di essere, ecco, liberi da certe situazioni. Quindi, alla fine, con i fumatori, sì, è una guerra aperta. Non voglio dirgli che fa male, su quel che vogliamo. Loro sono convinti alla fine della propria e continuano per la loro strada. Però non ci si deve fermare, bisogna insistere sull'informazione. Ci mancherebbe, però ripeto, con pazienza, fermi ma pazienti, perché alla fine, ecco, non si fa soltanto diciamo il bene proprio, no? Si fa anche un servizio all'altro, perché recuperare, tra virgolette, un ragazzo minorenne che fuma ad essere invece più sano nel non fumare è certamente un atto di responsabilità, soprattutto nei confronti di chi mi sta accanto, no? Quindi proporre un modello culturale diverso, come diceva lei prima, anche a costo, come dire, poi del rifiuto da parte del ragazzo che decide poi di allontanarsi, magari? In questo, ecco, caso facevo riferimento all'ambiente, per esempio, dell'oratorio, della parrocchia, per cui dice: ok, mi allontano perché io invece rimango sulle mie posizioni. In questo c'è la rete, cioè magari tu, un ragazzo, per come ci siamo anche educati, in quel momento è giusto che vada via anche per certe altre situazioni, però mai perde il dialogo. Cioè, noi dobbiamo condannare l'atto, ma la persona, il minore in questo caso, bisogna sempre salvarlo, quindi non perdere mai la voglia di proporre nuove mete, di proporre un dialogo, di capire qual è il punto accessibile al bene, direbbe Don Bosco, no? Il punto che fa breccia per poterlo promuovere. Ecco, questo credo che sia importante, ma ripeto, è un discorso che riguarda un po' tutta la collettività, la comunità, e quindi ci sta il no di un genitore, di un responsabile di oratorio, ma ci deve essere anche dall'altra parte chi ti fa la sponda, cioè chi ti fa riflettere su quel dato, cioè su quel gesto, sul perché il genitore in quel momento mi ha detto no.
Vabbè, ma vai Raffaele. A proposito del no, l'altro giorno, un paio di settimane fa, mi capitò di ascoltare un'intervista online ad un psicologo, credo inglese. E infatti la, come dire, la, l'intervista era completamente in inglese con i sottotitoli italiani. Ora non ricordo il nome, però lui parlava dei millions. I millions sarebbero, diciamo, la nostra generazione. E lui diceva a proposito che il ruolo educativo dei genitori dovrebbe avere il fine di costruire la personalità del ragazzo, che non si costruisce concedendo tutto, ma facendo emergere no, quelli che sono, come dire, i lati più oscuri della vita, appunto facendogli capire che la vita non è tutto rose e fiori, ma che bisogna fare, bisogna lottare alla fine per andare avanti, bisogna appunto crearsi una personalità, una bella spalla, forte, farsi le spalle esattamente forte. Poi, come dire, a sostegno di ciò che diceva il dottor Taranto, quando lui ha detto che mia madre usava dire spesso che quando torna mio padre, siccome da piccolo era molto assente per via del suo mestiere, mia madre ci pensava direttamente lei, quindi quando c'era bisogno della sberla non mi diceva quando viene tuo padre, ma ci pensava direttamente lei. Sì, no, ci mancherebbe, esattamente. Esattamente. Servizio, cura e riabilitazione, prevenzione, appunto, sono, come dire, le tre categorie della, del dipartimento che lei, appunto, delle dipendenze patologiche che lei guida. Che cosa, quali sono le azioni che vengono messe in campo, soprattutto anche per quello che riguarda la prevenzione? Le sintetizzo, volevo chiosare il discorso di Don Francesco sintetizzando il motto di Giovenale arricchito di un elemento: mente sana, in corpo sano, in comunità sana. Che la è la comunità cosa più difficile. Sana è quella in cui, se io rimprovero il figlio di Don Francesco, se mai lo avesse, spirituale. Il figlio spirituale, Don Francesco mi direbbe grazie. E invece oggi, non accade così. No, mi mollo un cazzotto in occhio, sì. Perché il patto educativo è caduto. Quindi questo sintetizza un po' ciò che noi facciamo in ambito preventivo. Questa cosa qui la facciamo qualche volta nelle scolaresche, con le scolaresche, qualche volta con le parrocchie che ci invitano. La facciamo sempre con i genitori dei pazienti che noi assistiamo. Cerchiamo di creare gruppi di terapia in cui l'elemento terapeutico non è la medicina, il farmaco proprio biologico, chimico che diamo al ragazzo, ma è la rieducazione che facciamo ai genitori. Ah, quindi come dicevamo all'inizio, il problema fondamentalmente è quello, è di educazione. Ma non perché i genitori siano cattivi o colpevoli, Certo. I genitori sono a disagio, sono in difficoltà in una società che non li aiuta, che li lascia soli. E in che cosa sono a disagio? In che cosa non riescono a gestire i loro figli? Cioè cosa, come dire, poi... L'assenza. L'assenza dovuta al fatto che si lavora molto, che ci si ritira a casa stanchi, che c'è bisogno di comprare 4 telefonini in ogni famiglia, 2 televisori, 48 automobili, e quindi non finisce mai l'apparente bisogno di materiali da consumare, e quindi non si finisce mai in qualche modo di lavorare. Questa stanchezza porta i genitori non solo a non saper dire più il no, che è educativo, ma addirittura a tollerare le marachelle. Tornando agli esempi degli antichi come me, io aspettavo mio padre con l'ansia di essere rimproverato e la felicità per il fatto che non mi rimproverava, perché la mamma poi era pure buona e non gli diceva nulla. I bambini di oggi aspettano con ansia il papà che deve portare il regalino, e anche la mamma deve portare il regalino, perché alla fine di tutto, noi cosa troviamo nei genitori che prendiamo in carico? Troviamo un latente senso di colpa, perché quando una madre e un padre fanno un figlio, non lo fanno per giocare, lo fanno perché lo desiderano e desiderano starci insieme e sanno qual è la responsabilità che assumono. Quindi ogni minuto di tempo che loro sottraggono al rapporto con il figlio è un minuto di tempo che li fa sentire in colpa, e siccome sono soli, nessuno oggi gli va a dire cosa possono fare, come possono gestire questa cosa,
cercano di gestire il senso di colpa con il regalino quotidiano. Certo, quindi diciamo di sopperire ad altre mancanze. I ragazzi che non ci sono oggi, e un aneddoto che voglio citare, un ragazzo di 15 anni che mi dice: io fumo le canne perché le sigarette fanno male, perché le sigarette sono chimiche e le canne invece sono naturali. Da dove è uscita quest'idea balorda di un ragazzino di 15 anni che fa ridere tutti quanti? Beh, è uscita da questa confusione sociale che c'è, perché se accendo la televisione qualcuno che la dice sta sciocchezza prima o poi esce. Ma anche andando sui social, insomma, appunto, condividendo social, una serie di post. E quindi di fronte a questo, quando un ragazzino di 15 anni con grande determinazione dice una cosa del genere al papà che fuma le sigarette, e il papà che fuma le sigarette non ha studiato molto, rimane spiazzato, dice forse quasi hai quasi fa ragione. quindi c'è quasi quasi inizio anch'io. A proposito di in qualche maniera proporre un modello anche educativo diverso, all'interno dell'oratorio salesiano c'è una realtà particolare, un pub. Don Francesco, ma come le è venuto in mente di mettere un pub all'interno dell'oratorio salesiano? Un pub che tra l'altro si chiama Lupi Agnelli. Sì, vabbè. Tra l'altro stiamo vedendo le immagini in questo momento. Sì, il pub Lupi Agnelli nasce da un'esigenza, da una parte di stare vicini, come dicevamo prima, al mondo giovanile e cercare anche lì di educare al mangiare, al bere corresponsabile, responsabile. E su questo infatti ci sta questa esigenza di aggregare i giovani in un contesto abbastanza vivace, qual è appunto il nostro quartiere, e dall'altra parte di offrire anche un inserimento socio-lavorativo ad alcuni giovani in un contesto, diciamo, di forte disoccupazione. È un'esperienza che nasce da un'idea di alcuni giovani e da un bando del Comune Vinto. Abbiamo riqualificato un'ala, diciamo, della struttura e l'abbiamo adibito appunto a Lupi Agnelli. E Lupi Agnelli perché Don Bosco è un grande educatore, grande santo che tra qualche giorno festeggeremo, e a 9 anni ha fatto un sogno. L'educatore deve sognare come i ragazzi del resto, e in questo sogno vede i ragazzi che non fumavano, perché nell'Ottocento non si fumava, però se ne davano di santa ragione, bestemmiavano, dicevano parolacce, insomma. E diventavano lupi in questo sogno per quello che commettevano. L'intervento educativo, la pazienza educativa, la mansuetudine, la dolcezza, anche la fortezza di Giovanni Bosco, in questo sogno, insomma, compaiono anche le figure di Gesù e di Maria, permette di far trasformare questi lupi in agnelli mansueti. Allora di lì c'è nata un po' l'idea di chiamare questo pub Lupi e Agnelli, per dire che attraverso anche un luogo aggregativo educativo anche i lupi possono diventare agnelli. E gli agnelli magari possono anche diventare un po' più lupi, senza, diciamo, essere troppo aggressivi. Ecco, l'educare insieme il ragazzo vivace in un contesto anche, come dire, di pace, di calma, educativo, permette anche ai lupi di essere mansueti. È un sogno, ma anche la realtà che sperimentiamo ogni giorno in questo pub, che vive anche attraverso eventi culturali, no? I giovani molto spesso vengono a raccontarci delle storie attraverso delle letture di alcuni libri, o anche attraverso degli eventi musicali. Ecco, quindi su questo cerchiamo di aggregare, di educare e anche, ecco, di non abusare di ciò che invece di buono può essere realizzato e può essere anche fatto. E quindi insomma è un po' la testimonianza che ci si può divertire, anzi ci si deve divertire, però ecco, senza alla fine perdere la testa e quindi essendo sempre presenti a noi stessi. Sì. Che poi alla fine è il modo per divertirsi, no? Perché sennò da ubriachi cosa, ci si diverte? No. No. Silvia? Alcuni bevono per divertirsi. Ah, benissimo. Credono di bere, però tra i ragazzi... Perché poi vomitano e hanno mal di testa, esatto. Quindi non credo. Da ubriachi, la cosa paradossale è che non ci si ricorda da cosa si è fatto. E come fai a dire che ti sei divertito da ubriaco? Perché semplicemente non è paradossale come cosa. E quindi, diciamo, ma Raffaele ha studiato proprio benissimo. Bene. Proprio attento al problema, alla questione.
Allora, siccome siamo... Graziano, certo. Ma se, ad esempio, voi vi trovaste in una scuola dove un centinaio di ragazzi stanno fumando alla ricreazione o durante una pausa e voi siete o un collaboratore scolastico o un professore, voi cosa fareste? Cioè, andreste lì a dire fumatela fuori? Non potete perché ci vogliono 5-6 ore di lezione. Cosa fareste in quel momento? Andrei a dire che deve fare 250 euro di multa raddoppiati a 500 ad ogni adulto che assiste a quel fenomeno. Questo prevede la legge. Però, come vi dicevo prima, siamo in una fase anomica, cioè le leggi stanno e sono buone, ma nessuno le applica. L'avete detto anche voi, ve lo ribadisco io, lo confermo, lo sottoscrivo, me ne prendo la responsabilità e ringrazio tutti. Teledeone e Alessandra Tursilli di averci dato questa ottima occasione e di aver creato anche il fastidio a Don Francesco Preite, perché gli andrò a proporre, facendo una procedura al contrario, mo che la sentirà il mio direttore generale, magari... Lo apprende in questo momento. Gli proporrò di sottoscrivere un protocollo di collaborazione per questi esempi di ottime, non buone prassi, ottime prassi che possono legare una istituzione religiosa con l'istituzione sanitaria senza costi alla fine, perché è un'alleanza di intenti che dobbiamo andare a proporre e vediamo che cosa succede. La ASL Bari, penso che secondo me sarà felice la ASL Bari di sentire una cosa del genere. E quindi meglio di così non può andare, vero Bello. Don Francesco? Sì, infatti, grazie ancora per questa trasmissione. Abbiamo fatto un patto educativo. Avete iniziato a ricostruire quel patto educativo che si è interrotto. Siccome siamo veramente agli sgoccioli, volendo in qualche maniera rivolgerci agli adulti o ai ragazzi in questo momento, a chi preferireste dire qualcosa? Agli adulti, ai genitori. Che cosa? Ascoltate e guardate i vostri figli. Basta. Francesco. Ai giovani, perché possano scoprire il punto accessibile al bene che esiste anche nel ragazzo più difficile e su quello far leva per far migliorare le proprie potenzialità. Grazie, grazie ancora al dottor Antonello Taranto e a Don Francesco Preite per essere stati qui con noi. Grazie ragazzi, siete stati proprio bravi. Che è successo? Come vogliamo concludere, Antonio? Beh, ci sono altri modi per divertirti. Tipo, per esempio? Gioca alla stoppa, ti diverti di più, ti assicuro. E ci si diverte di più? Sì, assolutamente. Va bene, seguite il consiglio di Antonio, l'appuntamento è per la prossima puntata, grazie. Everywhere we go.